Informazione Salernitana in compagnia del professor Angelo Trimarco, presidente della Fondazione Filiberto Menna di Salerno, una figura nota in Campania perché è stato docente di storia della critica dell'arte presso l'Università degli Studi di Salerno, presidente di facoltà, ma soprattutto appunto presidente della Fondazione Filiberto Menna con numerose attività legate alla cultura e al legame della storia della critica dell'arte con la città. Professore, oggi Salerno si è notevolmente trasformata, vediamo un tessuto urbano in evoluzione. Quanto la critica dell'arte ha contribuito proprio a questo dialogo tra urbanizzazione e appunto arte postmoderno, il dialogo con il postmoderno? Certamente io sono stato sempre favorevole e già dall'inizio a questa riscrittura del tessuto urbano di Salerno, una città intermedia tra le grandi città, le metropoli e i cosiddetti paesi, che negli ultimi anni ha assunto una fisionomia importante, significativa, proprio per questo dialogo intenso tra architettura e arte. Ora, noi della Fondazione Menna abbiamo seguito sempre questo passaggio che ci sembra passaggio significativo. Ora, la Fondazione Menna si è posto questo problema. Compie 20 anni, ormai è maggiorenne. Si è posto questo problema di contribuire alla formazione di giovani. Professore, in questo bellissimo studio si nota una raccolta di libri soprattutto più che di opere d'arte. I libri sono stati la sua vita, lei è autore di numerosi saggi e anche su Filiberto Menna lei ha scritto tanto, anzi lei è stato il primo assistente di Filiberto Menna presso l'Università degli Studi di Salerno. Che ricordo ha del professore Menna? Naturalmente io ho un ricordo straordinario. Ho cominciato a lavorare con Menna e io non avevo mai pensato di occuparmi in maniera specifica di critica d'arte. L'orientamento era appunto l'estetica e come tutti i giovani dei primi anni 60, degli anni 60, guardavamo alla letteratura e soprattutto al cinema. Però ci impressionava, e soprattutto mi ha impressionato, la Biennale del 64, quando è arrivata appunto a Venezia la Pop Art. Da questo incontro, Menna, ovviamente, Menna ha aperto all'arte contemporanea, all'arte che si faceva in quel momento. Io ricordo la prima lezione del corso intorno al 65, in quanto Menna cominciò il corso, che naturalmente di arte contemporanea, che era come è oggi cronologicamente scandito dall'impressionismo agli anni 60, cominciò rovesciando la prospettiva e parlando proprio della pop art. Professore, lei stava ricordando gli esordi a fianco a Filiberto Menna. C'erano due giovani ragazzi con i capelli lunghi, Achille Bonito Oliva e Angelo Trimarco. Quanto ancora vi lega nel campo della storia dell'arte contemporanea? Questa è una fotografia che circola e che maliziosamente i nostri allievi, ecco, hanno pubblicizzato, per dire così. Achille ed io, in modo diverso, abbiamo seguito questa linea che risale ad Arganna e che ha continuato Filiberto Menna. Ognuno in modo autonomo, perché Menna voleva questo.
Professore, durante le sue lezioni di storia della critica dell'arte presso l'Università di Salerno, lei ha sempre legato lo studio della critica dell'arte alla psicoanalisi di Freud. Perché? Perché la psicoanalisi, almeno, insomma, quando io ho cominciato a studiare negli anni 60 e 70 questi problemi, c'era l'esigenza di superare e di mettere in crisi l'idea che appunto il giudizio critico, le procedure critiche fossero oggettive, statistiche, oggettive, cioè il critico non doveva partecipare in alcun modo alla elaborazione critica. Ora, Freud e il pensiero freudiano ci ha insegnato invece di mettere in questione l'oggettività di un testo e di indagarne le articolazioni che Freud chiamava inconsce e che non sono l'inconscio dell'artista, l'inconscio del critico, ma è l'altro dell'opera. Professore, abbiamo iniziato questa piacevole chiacchierata parlando di questo tessuto urbano salernitano in evoluzione. In questo studio c'è un oblò che guarda al Castello di Arechi. Se lei oggi dovesse scrivere un libro su Salerno, come lo intitolerebbe? Ma comincerei proprio a riflettere sulla trasformazione urbana di Salerno, e cioè su come Boigas ha riflettuto sulla struttura urbana di Salerno, recuperando, come lui diceva, igienizzando il centro storico e monumentalizzando la periferia. E il recupero del mare. Questi tre punti fondamentali per Salerno. E che ruolo darebbe al Crescent? Il Crescent è una struttura che avrebbe dovuto cambiare il fronte mare. E il Crescent era legato, è legato alla Piazza della Libertà, che ha contro un contrappunto in Piazza della Concordia. Ora, se questo processo di trasformazione urbana non si compie, ovviamente resta un palazzo inerte. L'arte pubblica e questa trasformazione entra nell'arte e nell'architettura pubblica, è legata al pubblico, e il pubblico è appunto o dovrebbe essere uno spazio sociale di tutti. E questo lo scontro che sconta il Crescent. Il Crescent ha appunto come rinvio e come contrappunto Piazza della Concordia, che non può essere un parcheggio di automobile o di autobus. E però, proprio perché occupa uno spazio pubblico e di trasformazione di questo spazio, implica appunto una socializzazione. Lo spazio pubblico è lo spazio per eccellenza di socializzazione. Ok, grazie al professore Trimarco anche per questa accurata analisi sull'architettura pubblica di Salerno.